Buongiorno a tutti, continuiamo i nostri spunti sulla Parashat Shavua. Le Parashot della settimana sono Vayakhel e Pekudeh. Continua la Torah a raccontarci la vita nel Mishkan, continua la Torah a raccontarci che cosa doveva fare il Kohen Gadol, che cosa dovevano fare gli altri Kohanim, i vestiti che si dovevano mettere i sacerdoti nel Mishkan e nel Bet HaMikdash. Come abbiamo detto qualche settimana fa, il vestito nella Torah non è mai un qualcosa di banale. Il vestito simboleggia sempre un qualcosa. Volevo un attimino quindi andare ad approfondire un vestito in particolare del Kohen Gadol, che è il Me'il, che è il manto che si doveva mettere il Kohen Gadol durante le sue funzioni nel Beit HaMikdash. Adesso, riguardo al Me'il, è scritto nella parasha di Tezaveh e in questa parasha che doveva essere fatto con dei sonagli alle estremità. Adesso c'è una discussione tra Rashi e il Ramban se questi sonagli dovessero essere visibili all'occhio umano oppure no. Non c'è però discussione tra il Ramban e Rashi se si dovessero udire questi sonagli, nel senso che tutti i maestri sono concordi che la funzione del manto del Kohen Gadol fosse quella di far udire un suono ad Am Israel. Lo impariamo anche nella Parashah di Tetzaveh, perché è scritto che Am Israel sentiva la voce del Cohen. Sentiva la voce del Cohen, i maestri dicono, sentivano i sonagli del suo manto e fare un attimino un suono. Quindi la funzione dell'abito del Kohen Gadol, del manto del Kohen Gadol, è quella del suono. Adesso il Talmud si sofferma su tutti gli abiti del Kohen Gadol e sostiene che tutti gli abiti del Kohen Gadol hanno la funzione di far perdonare un peccato commesso da Am Israel durante l'anno. Cioè, il Kohen Gadol doveva mettersi tutti questi abiti per andare un attimino a chiedere scusa o per ricordare ad Am Israel di fare teshuva su dei peccati commessi in particolare. Faccio qualche esempio. Secondo il Talmud, i pantaloni che doveva mettersi il Kohen Gadol andavano un attimino a chiedere teshuva ad HaKadosh Baruch Hu, a chiedere perdono ad HaKadosh Baruch dei peccati commessi con i rapporti proibiti. Perché questo? Perché il Talmud dice, è scritto che bisogna mettersi i pantaloni per coprire le proprie intimità. Quindi, che cosa ti insegna il fatto che il Kohen Gadol si mette i pantaloni? Il fatto che Am Israel non è riuscito a coprirsi, a rimanere puri, non accoppiandosi in i rapporti proibiti. Quindi, questa è la funzione del pantalone. Continua il Talmud, dice che il Ketonet del Kohen Gadol va un attimino a chiedere perdono sugli omicidi commessi in Am Israel. Così come il Ketonet, la vestaglia di Yosef, è stata messa nel sangue, questo ci va a ricordare come lo stesso Ketonet che aveva rappresentato un omicidio nella nostra Torah, dei fratelli con Yosef, va a rappresentare un attimino la teshuva sugli omicidi in Am Israel, e per questo il Kohen Gadol si mette il Ketonet. Adesso i maestri si chiedono che cosa va a significare il Me'il, che cosa va, perché il Kohen si deve mettere questo manto. Risponde Chachamim che il manto è fondamentale per chiedere perdono ad HaKadosh Baruch Hu per la Lashon Hara in Am Israel. Perché questo? Perché
se la funzione del manto è la voce, con la voce noi abbiamo peccato, con il suono dei sonagli noi chiediamo scusa da Kadosh Baruch Hu. C'è bisogno chiaramente di contestualizzare però questo insegnamento del Talmud, perché è scritto anche nel Talmud Yerushalmi che la maldicenza, che era la Shonara, è l'unico peccato insieme agli omicidi involontari che, se Akadosh Baruch Hu avesse giudicato il mondo secondo la giustizia reale, non ci sarebbe Teshuvah. Quindi la maldicenza è, potremmo dire, il peccato più grande che può di cui si può macchiare un uomo e di cui non c'è assolutamente perdono. Si insegna, i maestri insegnano che c'è solo un tipo di Lashon Hara che può essere perdonato, che è quello attraverso l'incenso. Cioè, se facevi Lashon Hara potevi chiedere perdono da Kadosh Baruch Hu nel Bet HaMikdash tramite i profumi che si alzavano verso il cielo. I Chachamim però dicono che l'unica maldicenza che può essere perdonata tramite l'incenso è quella che viene detta in segreto, nel senso che se io in privato faccio maldicenza su una terza persona, tramite l'incenso potevo chiedere perdono. Ora non entro nel particolare, però secondo i Chachamim la Lashon Hara pubblica che viene fatta su una persona apparentemente non ha alcun tipo di perdono da Kadosh Baruch Hu. L'unico perdono è quella del manto del Kohen Gadol. Bisogna un attimino capire qual è la funzione del Kohen Gadol, qual è la funzione del manto. Il Kohen Gadol non solo è il rappresentante di Am Yisrael davanti ad Akadosh Baruch Hu per chiedere perdono dei peccati. Il Kohen Gadol è un educatore. Il Kohen Gadol è Oev Shalom Verodev Shalom, è quello che la sua funzione è quella di unire Am Yisrael. Come si unisce Am Yisrael? Si unisce Am Yisrael con un suono, col suono del manto. Il suono del manto del Kohen Gadol è un suono positivo. La voce che veniva, il rumore che proveniva dai vestiti del Kohen Gadol è un rumore positivo. Il Kohen Gadol si mette il manto per dire, per spiegare ad Am Yisrael, per educare Am Yisrael, che l'unico modo per risolvere la maldicenza pubblica tra le persone è quella di cominciare a parlare bene, è quella di cominciare a usare la bocca, a usare la nostra tastiera per dire cose belle, per smetterla di andare ad attaccare pubblicamente le persone, non porta assolutamente a nulla. Questo è un peccato che secondo i Chachamim HaKadosh Baruch Hu non perdonerebbe nemmeno. Quindi il suono del manto del Kohen Gadol ti va a insegnare che ci sono suoni negativi come ci sono suoni positivi. I suoni negativi sono quelli della maldicenza, sono quelli di non c'è mai una buona parola a un nostro compagno. I suoni positivi sono quelli del manto, sono quelli della persona che poi ti porta a ricongiungerti con HaKadosh Baruch Hu. Vuoi ricongiungerti con HaKadosh Baruch Hu? Comincia a usare il suono della tua voce per dire cose belle. Comincia a usare positivamente la tua voce. Fai uscire un suono positivo dalla tua voce. Smettiamola di cercare e di attaccare il prossimo per aver ragione sul prossimo. Questo non ti porta assolutamente a nulla. Il peccato, l'unico peccato che apparentemente non ha perdono, viene perdonato con il suono della parola. Se noi vogliamo cominciare a ricongiungerci con HaKadosh Baruch Hu nel migliore dei modi, dobbiamo cominciare a usare la parola in maniera positiva. Questo è l'insegnamento del manto, questo è l'insegnamento che ci dà il Kohen Gadol. La Lashon Hara non ti porta da nessuna parte. L'unico modo per ricongiungerti con HaKadosh Baruch Hu è quello di utilizzare il suono della parola in maniera positiva. Shabbat Shalom.